E rieccoci. Rieccoci. Quante volte abbiamo detto Ottimo. in questa giornata Ah, rieccoci, dimmelo. eccoci nuovo qua. Ho dovuto buttare la Ciao, aspetta live. che vi osto. Ui, grande. Minchia. Che king. Addirittura. Così va, comunque ben ritrovati dopo questi 32 minuti di pausa. Ciao Ocelot, ciao Obogu, ciao Sig. Ciao Benvenuti su Anime ragazzi, Playtime. ciao ciao. Buonasera. Ciao Come ciao. state, Pargoli? Tutto Ciao bene? ciao. Ma Per ora non ho ancora il Covid. meno male. È già qualcosa, Meno non è male. così scontato. Non è No, così ma scontato. Cioè, ora stiamo ricostruendo la bettola, però la domenica sera praticamente. Manca il Monkey che ci verrà dopo. Manca il Bob. Eccoci qua. sabato Allora, sera. andiamo. Si può mettere in Il full sabato, sì. screen. Che fico. Ah, ha scoperto nuove funzioni di StreamYard. È vero che ti sei abituato con Discord quando viene E appunto no, su non sono così social l'applicazione. come voi. Ho È una vero. certa età ormai. Ma Obo, manco noi siamo così social come noi. ah, Ma c'è seriamente. com'è? Cioè, Aspetta, Obo, come si chiama? Ocelot, hai una certa età, ma hai tipo 4 anni in meno di 5 anni in meno di me. sì, fisicamente, ma poi mentalmente è tutt'altro discorso. Ah, vabbè. Quindi tu sei vecchissimo, Paolo. Sei un dinosauro, Paolo. Sì, Sei un ma antico. mio padre è trentenne, guaiò. Vedetevi conto. C'è Polaretto che dice: ma come mai solo due donne e così tanti maschi dove sono le quote rosa? Intanto le donne erano tre in Come questa si sola. permette? Come si Poi permette questa sei. persona? Come si permette questa In persona? quanti Mettiamola. altri canali nerd avete visto così tanta partecipazione femminile in una sola giornata? Cioè, Madonna. Quando allora, mai da nel canale di nessuna Obogul parte. ci sono delle donne, eh? No, ma Quando mai? adesso vorrei interrompere. Acuta No, allora, osservazione. questa cosa del cappellino me lo dicono in tanti. Questo qua l'ho comprato ad una fiera a Mantova. Lo trovi alle fiere, il problema è che adesso le fiere non le trovi più. Ah, ma stavi leggendo un altro messaggio in chat, non capivo come Sì. fosse collegato il cappellino con quello che stavo No, leggendo. perché io ho la chat qua, quindi la Sì, leggo ce al l'abbiamo volo. tutti la chat, però non, cioè, dillo che sto leggendo, Cazzino, non no, è ti ho normale. detto, dai, già, iniziamo subito, cazzo, dai, belli carichi. Forza, bello. Fuori Obogul. Ciao, Obo, che piacere. Dai, ma perché mi dovete fanculare la schermata? Guarda, se vuoi vado via, vado via Avevi adesso. detto che volevi essere il mio Allora, nemico, dei poteri adesso a lo dice il chat ce lo nuovo mio glielo dovevamo nemico. dare. No, è che siccome mentre non c'eri, si stava lamentando del fatto che non era mio nemico, e io adesso lo rivendo mio nemico. Cioè, va bene avere Sig come nemico, se vuoi esserlo anche Obbo per par condicio. È Ma il collegato anche. No, non si comune possono mezzo fare gaudio. niente cose su Twitch, Obbo, Ma è un toglila! giocattolo, signor di Twitch, è un cazzo di giocattolo. È di plastica. Tu c'entra! Toglila! Ho il Oh. mio canale Twitch, venite a rompermi i coglioni a me. Sì, beh, tira la Ma foto, è banda una lui. leggenda, dai, è una leggenda. L'altro Come ieri la leggenda? si mette a fare le live con i fucili da soft air dietro, dai, per cortesia. Sono da frequel. Vabbè, fammela rimettere nel fodero. Sì, vabbè, ringuaina. Ringuaina sta Quindi non spada. possiamo mostrare i fucili in live. No, no, Non lo Paolo. puoi Paolo ha usato fare, la dai, sono doppietta tutto l'ultima migliore. volta. Quella katana lì è l'ultimo dei problemi. Guarda, senti, qualsiasi problema è l'ultimo dei miei problemi rispetto all'avere Paolo qui. Cioè, l'unico problema di cui ho veramente problemi. Comunque non mi hai risposto, cosa stai mangiando, brutto ciccione? Patatine. Sì, meno male che non possiamo far vedere i giocattoli, però body shaming lo possiamo fare, vero? È Paolo, non è body shaming. Bravo, diglielo! È Signor Twitch mi ha contestualizzazione. offeso nella ciccionaggine. Nell'anima. Vabbè, se ti senti offeso ti chiedo Ma scusa. che cazzo dici? Siamo Tolto. effettivamente un pochino stanchi, concedi di svarionare un pochino. Perfetto, se c'è Sì. su Amazon il No, cappellino, concedo tanta roba. tranquillamente. Paolo magari no. Farete Paolo. pure un'ora in meno, tanto. Shh, ho sotto i nostri segreti, per favore. Queste tattiche di Ecco perché marketing avete scelto slime. oggi. Allora, Sì, ma lo sapevamo. saremo Sono quei sinceri. tempi. 3 ore. Saremo sinceri, in realtà non lo sapevamo. Io lo Perché sapevo. avevamo. No, volevamo farla per Pasqua, ma col fatto che Italo torna giù a casa sua con la connessione anche peggio rispetto alla solita, non si poteva fare. E quindi è stato scelto questo giorno. Non ci ricordavamo assolutamente del cambio Loro. dell'ora. Loro due, io lo sapevo. Sì, e te lo sei ricordato Beh, tipo due ma giorni prima molto della nostra. semplicemente No, Italo non l'ho poteva detto rimanere qua proprio. per Proprio non l'ho Pasqua, detto. no? Ma magari, ma non posso, perché i miei Come non voglio. puoi?
te lo vietano. C'è uno con la pistola Mia puntata alla mamma mi vuole tempia. vedere, giustamente. Mia Fai una mamma videochiamata, no? gli manco. Oh, sì, Ma ci non è sta la abbastanza famiglia. per. Ma poi sì, che cazzo vuoi da mia mamma, eh? Come ti No, permetti? quando si è fatto amico Paolo, anche Sig è diventato velenoso Bravo, comunque. Sig! Sì, è vero, è vero. Mamma mia, Sta assumendo gli atteggiamenti di Paolo. quando l'abbiamo conosciuto era un garzone così simpatico, timidino, tranquillino. Guarda, Adesso vede, guarda, datemi vede. Che altri 5 giorni e cazzata, prenderà per il vedi? culo Tenshi No Tamago. Vedi le cattive compagnie? No, Sig sono due Non cose, non li puoi penso. toccare. Tenshi No Tamago e c'hai Viascafalone. Sì, che Tutto vuole il stoppare la resto. mamma di Italo. No, mi dissocio, non è vero. No, 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 è Prendo delle sposata lunghe da distanze da 30 questa anni. affermazione. Non va Vabbè, bene. come direbbe Sig, No, non direi niente. No, Quello che è l'obiettivo del. Come direbbe? Ok, quello sì. Ok, l'obiettivo cos'era? Tu lo sai meglio. No, anche le Le squadre di cattive. calcio hanno il portiere, ma l'obiettivo rimane fare gol. Ma non è questo il caso. Non è questo No. il caso, ovviamente. Però è una buona filosofia di abbordaggio, in realtà. Cioè, ti Sì, toglie ma tanti beh, limiti. no. Non credo di aver capito. Manco io. Meglio, lascia stare, fratello. Meglio Lascia così. No, è meglio. Veramente meglio. L'importante è Rimani fare nella. gol. Cambialo, l'importante è sborrare, è più o meno la stessa Ah, ho cosa. capito. Rimani nella tua innocenza, o se lo. E in questo scenario cosa fa il trequartista invece? Chiediamolo a Paolo, che è il nostro più esperto di Fa il calcio. fantasista. Fa il fantasista. Ma tu sei un trequartista, non puoi essere fantasista, altrimenti si chiamerebbe fantasista, non si chiamerebbe Vedi Fantasista Paolo che sei non ignorante. Fantasista non è un ruolo, non è una posizione. È la caratteristica del giocatore. Di solito il trequartista è il è il fantasista della fantasista. squadra. Ma se lui ha Comunque voglio fantasia, però deve avere fantasia. Se non avesse fantasia, non sarebbe un fantasista. ringraziare Fra Albanese che ci ha linkato tutti. Grazie, Fra Albanese. Wow, che bello ringraziare un moderatore perché fa il suo lavoro per il quale non viene pagato. Li dovremmo È il pagare. minimo. Obbo, tu li Insomma. paghi i tuoi Ma moderatori o li no. sfrutti? O meglio. Io ho Non ne ha visto un'altra. moderatori. Com'è? Fa tutto lui. Non hai Come moderatori? Non non ti ha credo. moderatori? Sì, ne ho uno squadrone di moderatori. Gli schiavi si chiamano, no, Madonna. moderatori. Ma li sfrutti No. pure? Sei uno schiavista? No, Con la no. frusta. Ma No. quelli invece che hanno la fanpage a nome tuo, Sono dei miei moderatori. Ah, ok. Quindi sono sempre sfruttati da te, perfetto. Sì, e c'ho anche un canale che adesso fa il freebooter ufficiale. Lo abbiamo anche noi. Vedi? Ci copia in tutto. Ah sì, ma te l'ho detto, cioè, Finiremo Italo per me. moderatori, poi. Obo Ghoul. Per Sono cose che me facciamo solo noi, Obo Italo Ghoul. è Zeus e Odino nella stessa persona, con un pizzico di Gesù Ah, Cristo. e poi cosa che la dici tu? barba. Sì, è la barba. Chiedono se i mod si pagano in barrette Cazzo, energetiche. Boia. Questo è un altro meme che deve finire, raga. Le barrette Anzi, devono dire energetiche. grazie che ancora sono in vita. Mi dissocio. No. Addirittura. Mi dissocio. Parole dure. Obo, ci stavi dicendo che stavi guardando i Lo cartoni che sono stati annunciati, che noi non sappiamo volevo perché dire eravamo in anch'io. live. Sì, poi ho cambiato idea, non li ho più visti. Ah, No. ok. No, No, adesso li guardi. Cioè, Ma guardateli adesso voi, che innanzitutto cazzo volete da guardarli me, e diamo. dirceli. Sei qui per farmi Ma fare soldi, Obbogul. Quindi fai quello che ti dico come io. si permette, scusi? Quali soldi ci fa Ma fare, cos'era, Obbo? tipo una Anime premiere, un Japan. evento? L'anime L'anime Japan. Japan. Ah, Anime ok, Japan. La fiera. Vabbè, Vabbè, sicuramente ci sarà non robaccio. c'era Coppa di qualche France, cartoni di merda. merdata di quelle che No, piacciono a in me. realtà ero sul canale di, cioè il canale, sul sito di EveryEye. Minchia, quindi già stiamo parlando di Guardiamo qualità con EveryEye. il live Arcantos che guarda i cartoni. No, EveryEye, dai, top, adesso, Sta top, facendo gli sì. A annunci. me piace come top, l'ho detto apposta perché so che triggero qualcuno. No, no, non triggeri nessuno. Puoi stare No, tranquillo. tanto la nostra share di odio da EveryEye l'ho beccato io prima chiamandoci Anime Click anziché Anime Titan mentre c'era Volpescu. Cioè, quindi peggio di così. Cioè, alla fine i Che cartoni sono lavoro belli, però, cioè, ci hanno rovinato la vita. Quindi anche infatti. non Non sapere che l'avvertivo. cartoni ci sono è un Ormai abbiamo una demerito. certa età.
bravo. Io sto benissimo con i miei cartoni. Bravo, capisci come sei combinato, manco ti rendi conto della situazione. Ma io sono combinato abbastanza bene, mi pare. Cioè, a parte il fatto di dovermi di ritrovarmi a fare tipo 12 ore di maratona così, però a parte quello... secondo te questa è una situazione sana? Ridosa. Secondo te questa è una situazione sana? Parlare di cartoni dopo 12 ore, per 12 ore. Allora, a parte che in realtà la settimana proprio. Allora, ecco, in realtà anche tipo sulle 11 ore e 22 di oggi di cartoni avremmo parlato sì e no un'ora mettendo insieme tutti i pezzi che abbiamo fatto nelle varie cose. Grazie Fabiana, toppi cartoni. Ha fatto Fabiana. Grazie Fabiana. E che cazzo non lo dici? Fabiana. Che cazzo sappiamo noi? Ma ringrazio, porco Dio. Devi dirlo, grazie Fabiana per l'abbonamento. Padre padrone. Ciao. Cioè, non per cosa, ma anche voi potreste aprire, che ne so, la dashboard. Ma così, infatti, di solito gli abbonati non bisogna ringraziarli tutti, dal primo all'ultimo, indistintamente. Infatti. Ma infatti deve essere un flusso continuo. Esatto, la live deve essere solo grazie. È impossibile. E, beh, se la mia live fosse tutta grazie per gli abbonamenti, io sarei solo che contento, nel senso, non è che mi farebbe schifo. Come Blur. Anche oggi li abbiamo ringraziati. Il tuo apporto sarebbe fondamentale. Mi porta la miseria, ci faccio sopra i soldi. Cazzo me ne frega, a me mi scusi. Cioè, infatti. Ma spremeteli questi fan di anime. Bravissimo, Show ha riscattato un ringraziamento a tutti gli abbonati, quindi ce lo giochiamo tutti insieme, grazie. Chi è il pronostico che hai avviato, Pat? Grazie. Sto provando cose, non vi preoccupate. Bello il pronostico, bello il pronostico. Cosa? Cos'è arriveremo alle 11 del mattino, sì o no? Ah. Ok, sì, vivi. Più forte ci dobbiamo arrivare. Se posso dare un consiglio, farei fino alle 12 io, per recuperare l'ora persa. Se vieni ti a farla, vuoto Oslo. Se vieni tu a scegli farla, del male. Ma guarda, se io e Italo siamo scazzati e non riusciamo a dormire, la facciamo pure. Italo sta dicendo no. Io proprio non credo. Io penso che debole, no. Pavido. Proprio pavido. Ma già sto sbadigliando adesso, guaglio, giusto... Comunque la gente dice sì, Ma vedo che... I nostri fans... La gente sta puntando forte, vedete. Invece sì, hanno fiducia in noi. Io non riesco neanche più a parlare adesso. Come va, raga, con il discorso della partner? Male, molto male. Guarda, in realtà ho appena visto che abbiamo raggiunto la media di 75 spettatori. Adesso bisogna vedere se la manteniamo. Guarda, ti dico la mia opinione, che poi non è mia, cioè, che cazzo dico? Allora, io ho fatto richiesta il 4 febbraio e ce l'ho attiva, ho la media che è 150, una cosa del genere, la media, e 65 di media, e praticamente mi dicono, cioè, tu non demordere, continua a mandare, perché anche se hai tutti i requisiti ci dimentichiamo, non ti cagano. No, non sempre, non è matematico, cioè, oh dai, ma che schifo. Non è uno step che tu superi e ce l'hai. Ho capito, ma se ci sono dei requisiti e tu li soddisfi, automatico dovrebbe essere. I requisiti, però sai come fanno i signori di Twitch, giustamente? Sì, loro se li prende, dicono... se li infila in quel posto. Bravo, perché loro dicono: no, loro dicono: ti teniamo sotto occhio per 2 settimane, però possono essere 2 settimane, come anche un mese, come anche 3 mesi, come dipende. Quella è una cosa distorto che... a Twitch. Quella che è una cosa che andrebbe, secondo me, rivista. Cioè, tu fai un periodo di 2 settimane e poi valuti se sei idoneo oppure no. E il fatto è che, però, sì, anche Tia al suo tempo mi diceva che ha dovuto penare come. Perciò, ragazzi, preparatevi. Che averla, cioè, avere i requisiti è solo il primo dei tanti scalini, perché la scala è lunga. Non arriviamo neanche ai requisiti, quindi il problema non ce lo poniamo nemmeno. Vabbè, ma vedo che viaggiate. Ma quanto pare i requisiti non... Sì, cioè... sì, ma non ci basta sta maratona, quello devi capire. Ma dobbiamo mantenerla. Ne fate un'altra. Certo, dobbiamo fare un'altra maratona domani, poi un'altra maratona lunedì, una maratona non stop, cioè tipo... Certo, come mesi, sei disfattista. Maratona finché non ottenuta tutto. Sì, no, sempre. Maratona fino alla partner. Inizia a seguirci pedissequamente. Io sono sicuro che adesso faremo un sacco di soldi, perché sì. Sì, poi io a me spunta un bel corno sulla fronte, divento un unicorno. C'è già, tu sei l'unico a non vederlo.
Il corno dell'unicorno. Io voglio avere un corno dell'unicorno senza essere un unicorno. Fissi. Confermate che ce l'ha? Il corno? Sì, sì. Sì. Neanche sì, sì. Due. No. L'unicorno no. Bicorno. No. Cos'è quel logo strano accanto a Shu? Che è quel logo? Ci sono, sono proprio quelli dei pronostici. Madonna, già quelli di Manan. Hanno... Ma... Dire... No, non hai cioè, mai visto una live di Mangaka 96, mi stai dicendo? No, io non l'ho mai visto. No, sono vergognatevi. Ti dice le varie cose, il blu è e sì, sono ancora in questo vivo. Caso, e il rosso è no. Come funzionassero i pronostici lo sapevo, non sapevo che compariva l'iconcina colorata accanto al nome. Scusami Paolo se così, non sapevo così, le cose. Ma poi bastava che ci passassi sopra col mouse per vedere sì il pronostico. Infatti. La giuro che proprio. Se sopravvivo a questa maratona tu devi sperare che io non passi mai da Palermo. Veramente. Tu spera che io non passi da Palermo, perché porca puttana, no, mi faccio l'ergastolo, mi faccio l'ergastolo, giuro ti incardo di mazzate, porca puttana Paolo. Oh, sapete no, che da noi c'è un bar che sta facendo molto notizia, da noi a Verona, è il bar di coso, di... Quello di Bosco Mantico? Bravo, che praticamente è aperto legalmente... Perché lui è un bar di con aeroporto, perché a Bosco sì, Mantico bar a Bosco Mantico si buttano giù tipo le persone col paracadute, e per farlo serve l'aereo, no? Serve salire, quindi lì c'è una pista di atterraggio e di decollo, e risulta proprio come aeroporto, e siccome che i bar degli aeroporti sono aperti, lui è aperto, e ci sta dando un botto di gente lì, perché certo, è aperto e servono tutti. Certo. Sì, sì, perché configura come attività diversa, no? Come un aeroporto, appunto. Tra l'altro è privato anche. Sì, 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 quindi... prima, noi italiani che riusciamo ad aggirare ogni regola in qualsiasi modo possibile, sì, immaginate. Sì. Facciamo cioè, l'escamotage, lo troviamo sempre. Fatta la regola, trovata l'inganno. Esattamente. Esatto. Fantastico. Mi piace come cosa. Andiamo tutti allora lì, ci facciamo un aperitivo. Facciamo la prima salto col paracadute. La facciamo lì, ragazzi. Io prendo il primo aereo. Anzi, scendo e arrivo. Esatto, poi ti butti col paracadute e sei a posto. Magari dimenticato il paracadute. Comunque vedo che c'è una qualità di chat anche qui. Fra ti piscio in bocca. Tranquillo, ci vogliono bene loro. Sì, dicono, no, infatti è bellissimo quando li vedi che si offendono tra di loro. Tra l'altro mi pareva che gliel'avesse cancellato il messaggio, che fra il moderatore giustamente gliel'aveva cancellato. Mi fa frati pisci in bocca. Padre. Tipo fratello o diminutivo di Francesco? No, frate. Frate, ti pisci in bocca. Chiedono dalla chat cosa ne pensate dell'evasione fiscale. Beh, è giusto, che se non ti scoprono è giusta. Esatto, ogni reato se ti scoprono hai sbagliato qualcosa. Io mi dissocio completamente da quello che stanno dicendo i miei colleghi. Io non so se sì, dai, mi dissocio. Comunque io stavo guardando sai, no, il video di Stepney, ma più lo guardavo, quello più diceva del, cioè, più era una ammissione di colpa del fatto che, non, che l'hanno pagato in nero, o no? Cioè, ormai ragazzi, hanno scoperto i suoi due minuti di video, sono lui che dice ragazzi mi hanno pagato in nero, cioè ora della favola è un'ottima difesa in realtà, se lui non sa, se lui non sapeva, come hanno pagato, non sapevo che si pagano le tasse, non sapevo che doveva sapere però lui effettivamente si è rivolto a un professionista, un commercialista, e se non gli dicono le cose giuste i professionisti, non è che puoi aspettarti che le sappiano. Ah, quindi è il commercialista che l'ha il commercialista l'ha fatto pagare in nero? Non lo so, non proprio. Mi dissocio da questa violenza. Cioè, le aziende ha pagato tutti. Una percentuale di ritorno inferiore. C'è stato un errore praticamente. Allora, io da quello che ho capito io, le aziende non hanno predisposto il pagamento consapevoli del fatto che ci sarebbe dovuto essere anche l'IVA sopra, quindi loro hanno pagato una cifra inferiore e l'IVA ce l'ha dovuta mettere lui. Dice così.
Sì, ma ancora la prima volta che ci fu lo scandalo, la prima, lui disse che ci fu anche un problema perché non risultavano corretti alcuni dati nel passaggio con il suo commercialista, quindi in realtà era, cioè, proprio un errore tecnico. Mm-mm. Si sono sbagliati a fare qualcosa, probabilmente. Sì, sì, c'è stato anche questo. Cioè, più fattori. È anche un lavoro difficile da categorizzare, come lo paghi, come non lo paghi, c'è, cioè, un po' un casino. Sì, a meno che tu babbo non è ragioniere commercialista e ti fa pagare anche le entrate di YouTube quando pigli appena 70 euro in tipo 4 mesi. Cioè, no. Tecnicamente questo parlo. Storia vera. Io non ho parole. Vergognoso. Ti l'ho Babbo Fini. Babbo Fini... Venga qua a Palermo, le insegno un paio di cosette sull'evasione. Visto che, ma in realtà l'ha fatto solo perché voleva che suo figlio facesse il suo lavoro, e non quello che parla in live di cartoni. Di prima cartoni animati per bambini. Esatto, cartoni animati stupidi giapponesi per bambini. No, sono molto chill. In realtà il suo lavoro sarebbe tradurre fumetti coreani. Per ancora peggio, ancora peggio. Ha una cosa per cui potrà sostituirlo un sito un giorno. Un algoritmo. Oh, ascoltate, secondo Caverna io sono un artista, quindi state buoni con quello che dite. Capito? Oh. Cioè, renditi conto di chi te l'ha detto. Oh, Paolo ce le ha per tutti. Secondo Sink è un critico Caverna perché è un influencer con grandi numeri, quindi a me sta bene se ti voglio dire un critico. Ma non avevamo chiuso questo discorso? Evidentemente no. Sai, quando sul vivo la gente non chiude mai. Non sono discorsi che si possono chiudere questi. Ah, ok. Ma non c'era Italo nel contesto, sarebbe stato interessante avere anche lui nel mezzo. Fontana sarebbe stato interessante. Meglio che non c'ero. È vero che mancava Italo l'altra volta. Ah, comunque, Omo, hai capito? Puttana, che era quello che c'era in live nell'ora prima. Chi è la puttana? Chiedo scusa, ho capito così io, mi perdoni. C'è stato Andrea scusa la chat. Fontana, Omo, Andrea Fontana. Non Andrea Fontana. Chi è Andrea Fontana? Chi è Andrea Fontana? Quello di altra, no, era quello. Ma era quello con la roba anime, con la webcam anime. No, l'altro. No, quello è fatto. Ma che ne so io, ma Fontana, chi era quello con scritto sotto Andrea Fontana. C'è proprio scritto... Ragazzi, sono prendermi la birra, dai, portate pazienza, non ho visto, dai, chiedo scusa. Chiedo scudo, oh, dai. Dimmi che almeno quella non è birra, ma è uno whisky, per favore, che almeno ti giustifico. Perché non posso bere la birra, Giaggio? No, perché se sei in queste condizioni con una birra è grave. Ma ti sembro, Brillo? Ti sembro Brillo? Come è sempre così, quale queste condizioni? Anche io sono sempre così, è che siamo veneti, noi beviamo prima questa del latte, questa con il latte, no, sì, non c'è, noi ci attacchiamo l'highball senza il whisky, senza la soda, con la birra e con il latte. Obbo, ma dimmi una cosa, hai mai visto Sig ubriaco? Vai, a posto. No, allora, certo. Se la deve raccontare, la racconta lui, io non la racconto. Addirittura. Sì, no, sì, io non la racconto. Adesso io dai, racconta, no, sì, fagliela raccontare, dagli l'autorizzazione. No, racconta. Scarica panino. No, perché ha detto così, l'ho capito io, non vuole che la racconti. No, figurati. Anche con dovizie di particolari. Basta che non sia bannabile. È bannabile. O metti un dettaglio, non è bannabile. No, non è. No, in realtà non è bannabile. Non è l'età, vero, il dettaglio da mettere. No. No, ma in realtà... No, a parte il fatto che eravamo tutti minorenni. Ah, sì, benissimo. Allora... Ecco, è bannabile. Ah, beh. Allora è accettabile se era tutto minorenni. Beh, sì, ci avevamo 15-16 anni. Sei, forse eravamo filo maggiorenni, non lo so, da Non mi pare. Vabbè. Mettiamo l'età, così non c'è il problema. Vabbè, c'è da dire che comunque sono passati tanti anni e magari anch'io ho dei ricordi confusi dell'evento. Ne dubito. Fatto sta che, beh, insomma, sono passati tanti anni, sicuramente qualcosa non ricordo. È come inizia il film di Titanic, tra l'altro. Più o meno, esatto. Beh, c'entra l'acqua e c'entra un tipo c'entra di acqua, più o meno, sì, esatto. Sì, Gary allora... Twitch, tu disapri.
Accordo dopo la storia. Vai, Obbo, per favore. Sì, arrivo. Allora, praticamente Alfo racconto quella di Marco là. Sì, sì. Poi altre ne ho altre. Sì, c'è più di una. Sì, dopo. No, okay. Una volta mi sono ubriacato. Eh no, sì, quella lì è stata pesante. Allora, vabbè, ci stavamo divertendo, io non ricordo, stavamo bevendo a casa di un nostro amico per una, non so, era una festa, non mi ricordo. E sì, tipo. Praticamente eravamo tutti lì, tutti uno più pieno di quell'altro, e c'era Sig che era particolarmente affezionato a questa bottiglia di Malibu. Che schifo, porco! Sì, Lì, non so, posso confermarlo. E praticamente a un certo punto, vabbè, ognuno beve la sua, e io c'ho sempre questa cosa qua, io non mi ubriacherò mai, arriverò sempre al punto di essere super mega brillo, ma non voglio vomitare perché mi fa schifo. No, no, mai. Dopo quella volta lì anch'io. Ma tu non preoccuparti, non preoccuparti che bevo lo stesso tanto. E praticamente dentro questa casa qua, appunto, c'era gente che andava di là a fare le proprie robe, ognuno nelle varie stanze così, e io ero su che giocavo a Gears of War con altri miei amici, tutti eravamo tutti storditi. Cioè, mi stai dicendo che sopra c'erano tizi che scopavano e voi giocavate a Gears? No. Non lo so, io allora onestamente non lo so, non mi ricordo. E praticamente a un certo punto io mi alzo e dico: "Minchia, ma dov'è Alfo?" Perché non era da un po' che non lo vedevo. E vado giù a chiedere. Vado giù a chiedere al proprietario della casa e dico: "Ascolta, hai visto Alfo da qualche parte?" E lui fa: "Ma c'era anche lui." Fa, sì. Era qua, anche il proprietario stava bene. Sì. E praticamente, vabbè, io vado, la casa era enorme di questo qua, vado a cercarlo nelle varie stanze perché mi stavo preoccupando. A un certo punto vado all'ultimo piano dove c'era il bagno degli ospiti, tutto spento, e vedo una luce però uscire dal bagno, piano sotto, no, così. Allora io lì capisco, ho detto: "Vado dentro, busso, Alfo, sei qua?" E lui fa: E io dico: "Alfo, tutto bene? Entro, va bene?" Apro la porta, lui era nudo come un verme. Dentro, no, vedi, la vasca, aspetta, dentro la vasca idromassaggio, con tanto così di acqua congelata, mista a vomito, ha preso delle mutande, se le è messe addosso, che poi abbiamo scoperto essere le mutande del padre del proprietario di casa. Bozzi, ci stavamo in quattro in quelle mutande. Io ho aperto la porta, ho visto questa scena e onestamente non sapevo come approcciarmi a una cosa del genere. Io chiudo la porta e me ne vado. No, io ho detto, cioè, io volevo aiutarlo in qualche modo, ma era al di là delle mie possibilità. Perché era al di là delle tue possibilità? Perché anche lui, non è che fosse. Io, allora, anch'io. Scenario apocalittico comunque. Tutto mi aspettavo. Io ho detto, magari è lì, sul cesso, che vomita come un eroe, come un drago. Cioè, lo vedo. Io non so cosa ti è venuto in testa, Alfo, in quel momento lì, di cazzarti in quella vasca idromassaggio con tanto così di acqua. Io volevo riprendermi, io avevo capito di aver esagerato. Sì, vabbè, e io ho detto lì... Nella mia testa era un'idea geniale quella lì. Sì, no, ma non lo metto in dubbio perché, cioè, in quell'ambito lì, vabbè. Io onestamente ho detto, vado a chiamare qualcuno. Vado a chiamare il padrone di casa, era ridotto. Aiuto. Peggio pure lui. Che lui ha intasato il cesso perché ha cagato e ha messo al posto dello Scotex la carta, quella della cucina. E allora lì ho detto: "No, io devo chiamare qualcuno." Ho chiamato Coffee, un nostro amico, è venuto lì, è andato in bagno da Alfo perché c'era veramente tanto odore da vomito e io ero al limite. Ho detto: "Cioè, se entro io, mi unisco anch'io al momento." E Coffee è entrato, l'ha risolta, poi Alfa è uscito, era convinto di essere Batman, questo ricordi, vero? Con la sciugamano, era convinto di essere Batman,
e si è addormentato. Sì, sì, non me lo ricordo. Incredibile come Obo abbia detto: io non ricordo perfettamente, cioè proprio con dovizia i dettagli. E oggi ce l'ha sparati. Ha raccontato perfettamente. Ma sì, ma queste cose quante. Io non ricordo mai un cazzo di queste cose che succedono. Io queste, cioè quella volta lì. Vabbè, ma lì è stata una cosa fuori dal comune, cioè. Quella volta lì è stata ripetuta una roba del genere. No, ma tu. Ok, continui a essere noioso allora. Sì. Non hai idea. Non hai idea, cioè io mi aspettavo di trovarlo lì che vomitava normale, vabbè, però come tutti i cristiani. Ma quando quella puzza di vomito era tipo vomito acidulo, roba così. Era tipo, sai, presente succhi gastrici. Ecco, più o meno. Cioè, insomma, non so cosa vomiti tu, io vomito quello che ho mangiato e che ho bevuto. A questo punto c'è cioè, Sig, una di Obo e poi una di Ocelot, una di Ocelot. Cioè. No, ma io non vomito, cioè io ho assistito tante volte. Vabbè, io ho assistito tante volte. Una volta stavo... ora tocca anche a quell'altro, scusa. Aspetta, una volta stavo... C'era un mio amico, un nostro amico, un mio di Alfo, che si è frizzato, cioè si è bloccato, si è seduto sul cofano di una macchina a pisciare, a vomitare, cioè, è tipo, quasi lo faceva addosso. Guarda, anche lì, cioè io non è che posso metterti le mani nel pisello e mettertelo nelle mutande, cioè ti arrangi, vero? Ecco. Non sei un amico, Obo. Cioè se io fossi ubriaco... Perché tu lo faresti, Paolo? Certo. Tu lo prenderesti il mio cazzo in mano. Paolo, certo. Porta pazienza, ma io ti lascio lì a vomitante finché non ti passa. Non metterebbe le mutande. Cioè, no, ma è bello che nessuno è mai morto, no, perché la situazione era perché lui si è messo lì a pisciare. Il problema è che mettendosi a pisciare si è messo con la testa in giù così, no? E quindi si vede che ha fatto tappo sullo stomaco e è iniziato a vomitare mentre pisciava. Schifo, mamma mia. Sig, tu hai storie da ubriacatura da raccontare? Di Obo, ovviamente. Quella volta come ha detto lui, non ha mai dato spettacolo. Bravo. Io non si è sempre riempito in modo vergognoso, ma io non in modo tranquillo anche. Io non vomito. Amico mio, furbo. Non devi necessariamente vomitare, che c'entra? Però le cazzate le abbiamo fatte tutti. Cioè. Ma tu non ti preoccupare che le mie cazzate le ho fatte. Ma noi le vogliamo sapere. No, perché sono al limite del ban queste. Oh, ah, ok. Te le dirò off screen se vuoi. Ocelot? Io non bevo. No. È astemio lui? Ma l'aveva detto l'altra volta che è astemio. È vero. Però una volta ho incontrato Zeb 89 in treno. Beh, quella è una follia. Il livello è quello. Siamo lì, E che gli hai ci siamo anche fatti una foto. Hai pagato? Addirittura. Praticamente stavamo andando a Luca Comics e lui sale sul treno, dove ero anche io. Allora mi alzo e dico: adesso vado a fare una foto con Zeb 89. Santino, tipo. Facciamo la foto, dico grazie, abbiamo fatto la foto, clic, e facciamo la foto, dove sei a posto. E poi Zeb ha fatto il video sulla sua esperienza a Luca Comics e ha detto che gli ha dato molto fastidio chi l'ha fermato in treno per le foto. Che stronzo. Grazie per il ride, Scalog. Beh, lo sai che noi, io e Sig abbiamo... Grazie per il ride. Io e Sig abbiamo avuto un diverbio con Zeb. Madonna. Sì, vero. Ancora prima dei canali di critica. Io però era il Zeb, il Zeb nuovo pelato o il Zeb vecchio, quello no, il Zeb vecchio era prima dei tempi di YouTube a cagare. Ah, ok, quindi quello Golden Age, diciamo. Golden Age, esattamente. No, lì non so se avevamo già i canali personali o usavamo ancora un canale assieme. Sì, li avevamo appena creati, però appena abbiamo fatto un video su di lui. Un video e da gossipari proprio. Esatto. Un video di merda. Ci ha risposto lui per senso. Spero che sia privato, vero? Cioè l'hai eliminato quel video? No, lì. È privato. Ora vogliamo vedere. No. Recuperate il video e lo mettete. Sì, adesso lo vediamo. Davide.
No, io Obbo, se fossi che... Obbo lo metterei pubblico, anzi non in elenco, e da guardare qua in diretta. Sì, infatti, farei se siete buoni adesso lo mettete. Tra l'altro commentò pure lui. Chris è tutto falso, siete dei boh, non so. Avete futuro come canale di gossip, c'ha scritto. Sì, una roba simile. Dai, facciamo la reaction, vi prego. No, è terrificante. Appunto. Vai, che cosa c'è a fare? A parte che, vabbè, sempre quando facciamo le reaction... Quante sub siete? Se facciamo 50 sub regalate adesso, lo facciamo. Siamo a 231. Siamo oggi, a... tu ti rendi conto che oggi un tizio ha donato 100 sub, vero? Non lo sapevo. Succedono cose. Come fa a donare 100 sub? Sei in live adesso. Non lo so, ma grazie mille. Era Ocelot sotto mentite spoglie. Tipo... Esatto. Grazie mille, c'era Ocelot sotto mentite spoglie. Sì, sì. Sono stato io a donare tutte quelle sub, è vero. Comunque, è vero, confermo. 100 euro. Guarda, Intro, che contento. Cazzo, minchia. Cioè, in totale ne ha donati 101. Io ci penso. Beh, per forza. Fai bene a pensarci. Sto mese è panino perché con l'affettato. Non più il mese prossimo. Panino normale. Pensa, oggi per pranzo. Tanto in realtà lunedì vado da dei miei, quindi non avrò problemi a mangiare. Ciao mamma, ciao papà che mi state seguendo. Sì, Italo c'è anche domani comunque, da mangiare. Sì, vabbè, domani starò a dormire tipo per la maggior parte della giornata, poi vado in letargo. Ti sveglia, perde il treno, rimane bloccato a Bologna. No, lunedì il treno, porco Dio. Sì, ma se domenica ti addormenti a pomeriggio... Ma io... domenica non mi addormento, mo ti ho detto che dormo tutta la giornata, poi vado da Mario, e poi tipo alle 5 della mattina torno da Mario e... Ma hai bestemmiato, Italo? Sì. Ah, ok, allora ho capito bene. Vabbè, comunque io vi devo raccontare un paio di storie, cioè io ho un rapporto complicato con l'alcol. Niente ban, Paolo, niente. No, ban, non vi giuro, vi giuro, niente. Una volta ho dato dimostrazione di come si aborda una tizia qua, miei amici, Poppo dorme, però è stata una scena molto bella. Ero ubriaco, perso. Quello dei video che abbiamo. No, quella, vabbè, là cazzeggiavo, là non avevo bevuto in quei video, cioè non come in quell'occasione. Avevo bevuto tipo 6 sciottini d'assenzio e poi altri 7 di roba a caso, letteralmente di roba a caso, ed ero completamente out. Volevo distruggere una vetrina della Lego per rubare una Lamborghini Lego, ovviamente. Di Lego che costa di meno quella originale, quella vera. Bravo. Sì, comunque tipo io non riuscivo a reggermi in piedi e la situazione no, ragazzi, no, niente di bannabile, non l'ho distrutta, mi hanno fermato. Meno male. Ovviamente. Distruggere per scherzo. Allora, ero arrivato tipo al nono, decimo sciottino, quando faccio avvicinare la cameriera, che questa era morta alle risate perché noi facevamo tutti show, giustamente, cose del genere. Figuratevi, io poi appena mi dato un minimo di corda in uno stato d'ebbrezza comincio a diventare più dovremmo fare una serata molesta. Anche le faccio completamente ubriaco, le faccio voglio molesta. Due sciottini di Sambuca, che erano gli ultimi due. Lei mi guarda stranissimo, mi fa: sei sicuro? Cioè, no, sono Paolo, piacere. Comincia a tagliare tipo, i miei qua. Poppo dorme, altrimenti me lo fa. Poppo era scioccato. Che fa: Paolo, che stai facendo? Non ti preoccupare, così si abborda. E ho conosciuto una cameriera così a casissimo, completamente ubriaco. Così si fa, vedi? Ma sei svegliato tutto sudato. No, ti giuro! Ti giuro, a casissimo. Ma ha funzionato questa mossa? No, mossa del drago? Fossi in te, mi vergognerei a questo punto. Vabbè, cioè, era meglio tra femmina a questo punto. Io vorrei fumarmi quello che si fuma Italo lì con lui. Beh, mi sembra proprio... roba buona. No, è proprio tutta... C'hai un tocco che... c'hai un tocco, va, sembra proprio tutta l'animazione, proprio... È il digitale. No, sarà anche la videocamera, però ti giuro... Ti sembrano effetti di compositing, in realtà è solo lag. Sì. Si fuma tutta l'animazione degli anime lì dentro. Lag artistico, però. Tutto ciò che si potrebbe dire è bannabile.
Ormai non è bannabile, ormai, scusa, ciao ormai. Ah, io una volta sono svenuto e ottimo, me lo ricordo come uno dei momenti più belli della mia vita, perché ragazzi, svenire è un'esperienza mistica. Non siamo molto d'accordo su questo. Cioè, invece posso dire che mi ricordo che stavamo in una via di Bologna, via Mascarella, e sono svenuto. Stavo avvertendo i sintomi della mia anima che abbandonava il mio corpo, e dicevi finalmente, e gli faccio: sto svenendo! E svengo. Ragazzi, io non vorrei dirlo, ma Alex Paolo ha regalato 50 abbonamenti. Non ci credo. Ma è impazzito. E ora Oppo deve uscire il video. Cioè, grazie. Grazie mille, davvero. Pensavi che non l'avessero fatto. È impazzito. Ora siete uomini di palle. Anche Aisi se ne è beccato perché la può avere. Ma Alex, non hai voglia di passare anche da me ogni tanto? Adesso sì, di parola. Caccia il video, che abbiamo 10 minuti. Vabbè. Ci abbiamo 10 minuti, caccia sto video. Io non ho parole, ragazzi. Madonna. Alex, sei un pazzo. Alex, sei veramente pazzo. Ma io spero altro, che vi beccate un video di merda, cioè, spero che sia partita una guerra fra mecenati, fra Alex e Show, e che vada bene, vada avanti per tanto tempo. Vi metto il link qua nella privata. Ma condividi direttamente con StreamYard. Ma l'hai già trovato? Sì, in realtà ce l'avevo pronto, perché ho detto secondo me qualcuno lo va. Ma me la tengo qua nel dubbio. Per la maratona. Nel dubbio non serve. Se Alex vuole, dopo può entrare tranquillamente. Se vuole entrare in live, perché giustamente, certo, c'è qualcosina per ringraziarlo. No, allora io ho messo. Allora ti dico, preferisco che qualcuno lo streami al posto mio, perché sto già renderizzando un video e ho tre robe aperte. Non vorrei che mi crashasse tutto, raga. Perché io faccio. L'audio degli abbonamenti, già giù poi, per favore. Ma è non in elenco. È vero. No, no. Dopo deve sparire, però. Cioè, anche la gente si tiene quel link e lo scarica, No, ce l'abbiamo noi e basta il link, tranquilli. No, tranquillo, adesso faranno la clip del ricaricamento e vedete che va l'audio dei... Vabbè, quello si butta giù, quello si manda lo strike, si butta giù. Sì, mandiamo il conto di D e via. Cazzo, sì, siamo io e te. Venite, cioè, vi faccio una guerra legale che non avete idea, vi riduco in mutande. Dovrei aver tolto l'audio delle Ti togliamo quel poco che hai, così, Italo. Ma dura 11 minuti. Venite, cioè. Quanto dura? 11 minuti. Vabbè, ce l'abbiamo il tempo. Ma quanto? Ragazzi, ci siamo abbonati anche noi, anche Anime Time è abbonato di Anime Time. Bellissimo. L'ho tolto, sì, l'alert. 14.000 visualizzazioni. Che ormai all'epoca avevamo quanti? Avremmo avuto 300 iscritti. 300 iscritti all'epoca. Mi piace. Zeb contro Capo Bastone. Cosa è successo? Ma dai, è una vergogna, cioè. Questo è gli altarini della vergogna. Oddio! Madonna! Oddio! Sì, mi hanno regalato a mio fratello. È già perfetto. Allora, voglio premettere, che all'epoca... Tutti, ragazzi, io sono Oppo, benvenuto a un nuovo video del mio canale. Come potete vedere, oggi abbiamo un ospite speciale. Oggi abbiamo il grande Oddio, guarda! Bene. Già all'epoca era Sicco. Allora, oggi volevo parlare con lui, dato Ragno che vola per... volevamo discutere di una cosa interessante. Cosa che è venuta molto in questi giorni su YouTube Italia, perché ben sapete... Madonna! Io avevo appena fatto la permanente. E praticamente appunto volevamo discutere del caso di Zeb versus Capo Bastone. L'ho chiamato appunto qua perché anche lui segue molto le vicende, volevo un parere suo. Noi abbiamo aspettato a fare questo video qua apposta, perché appunto la vicenda non è successa tipo una settimana fa. Più o meno sì, è molto recente, si parla del 19, aspetta, metti in pausa 20, che devo spiegare bene
il motivo, cioè, perché magari non capiscono la gente. Aspetta. Allora, che cos'era successo? Io voglio capire Capo che Bastone... cosa ha la faccia di Tig. Capo... cosa? Capo Bastone, aspetta. Capo Bastone aveva dissato Zeb per la storia del malware nel gioco che aveva appena condiviso. No. Non era per era quello. Successo qualcosa? No. Era successo qualcosa con la fidanzata. Ah, boh, allora ho capito, non mi ricordo più un cazzo. Cioè, ti rendi conto che content di qualità? Ma questi erano sperimentazioni, noi sperimentavamo sì. Con questi content. Cazzo, dovevamo andare su sta strada qua, vecchio. Tra l'altro tu eri seduto sul letto. Io sul perché letto. Non avevamo due sedie. Esatto. È vero. Comunque... già giù è che Sig ancora doveva entrare nella pubertà, per quello gli sembra strano. Ma avrò avuto un boh 18 posso anni. Posso dire che sembra Joji Sig. Ma sembra lo scherzo della natura. Fifty Frank, cazzo, è vero, è lui. Uguale. It's Fifty Frank, Sid Ma. Cioè, Obo era 20 kg in meno. Io sono bello, 20 kg sì. In più. È vero, eri più grosso. quelli che ha perso lui li ho presi io adesso. Se funziona, lo voglio fare in muscolo. Gli passo a Paolo. Continua, che mancano 4 minuti. Più o meno. Adesso non so precisamente di quando sono i video. E insomma, proprio come hai detto tu, siccome YouTube Italia è novella, ragazzi, sappiamo tutti che fare questo genere di cose porta un sacco di views. Quindi, e sapevamo bene un po' quello che è successo. Però la cosa che mi sembra il caso di premettere è che assolutamente noi non vogliamo schierarci per una esatto. Madonna, il democristianesimo. Sempre democristiano. Volevamo dire lui è meglio di quest'altro, cioè volevamo lasciare tutto in mano a voi, anche perché se siamo onesti, noi non abbiamo niente in mano per dire chi abbia ragione e chi abbia torto. E che neanche voi ce l'avete, perché sinceramente nessuno sa che metterò per tua tra questi due. No, solo dire cos'è successo, raccontarvi è un minuto e mezzo ancora niente. Ha tolto il video. Esatto, noi abbiamo fatto in tempo a vederlo. Comunque, boh, c'è rimasto un attimino lì perché praticamente Capo Bastone spiegava che atteggiamento d'amore crea sarcasmo oppure sai che non lo so. Io non sono riuscito a capirlo, io sinceramente. Non lo so, se è sarcasmo, se è ironia, però è fine. È molto sottile. È difficile da cogliere. Esatto, e spiegava appunto, cioè motivava perché Zeb ha dei problemi. Sì, esatto. Lui. Il video, adesso vi metteremo uno screen qui. Esatto, ovviamente non, il video è privato, ragazzi, non si può vedere. Non lo screen, la diretta appunto del link. Anche se copiate quello che vedete in questa immagine, non vi si aprirà il video. Esatto. Dovete conoscere sì, direttamente. Tra l'altro, anche altri utenti hanno ricaricato questo video. È una cosa molto sgradevole, secondo me. Molto sgradevole. Cioè, insomma, se un utente mette privato un suo video, non vedo perché un altro debba rifarlo. Ma non stiamo parlando di questo. Capo Bastone ha fatto questo video. Zeb ha risposto su Facebook con il suo personale profilo. Infatti, vi leggo adesso il commento. Ve lo metteremo anche. Io non sapevamo che all'epoca bisognava schierarsi da una parte o da un'altra. Perché questo era prima degli eventi. Di critica, sono stati dei precursori in questo. Bastone, lui ha risposto: un video completamente privo di contenuti e di fondamenta. Pietoso, potrei fare un video risposta e ottenere 1000 views, ma preferisco proporre altro. Purtroppo non ha offerto nulla su cui dibattere, perché ha tirato fuori solo aria fritta, un canale alla frutta. Peccato che quella persona che secondo lui ha problemi mentali, raga, comunque cui c'è da dire guadagna più di gestisce un network ed è uno sviluppatore. Cioè, questo video ci avete fatto almeno un'80 di euro. Serve aggiungere altro? Sì, ci avrò fatto, io pure. Povero Sig, 0 euro. Il Capo Bastone era curioso delle risposte. Era successo.
Ora io non so il perché il capo abbia... Lui l'avevamo trovato. Allora, quello che si capisce un po', perché risale tutto sugli disgrazi della scheda. L'autofocus è insopportabile. Perché Zeb, scusate, tecnologicamente non eravamo bene. Ha fatto un video su un gioco che era tipo Senza Satan, un gioco del deep web. Esatto. Perché praticamente esistono due versioni di questo transizioni. Gioco. Esiste la versione con... Molto alla Star Wars. Che è reperibile solo su ed è quella che ha un maker. Cosa fonte era molto giovanile già. Questa versione qua tocca con 1000 virus, cosa fa? Vi fotte come prima cosa la scheda video. E lui è appunto, dopo che ha fatto il suo solito gameplay molto cacciarone su Satan, Zeb ha fatto un video poco dopo, qualche giorno, dove spiegava la sua rabbia contro la Nvidia, perché lui ha sempre avuto schede Radeon. Casualmente si fa il PC nuovo, si spacca la scheda video. Stavolta Nvidia. E non sapeva perché dava la colpa alla fabbrica, insomma. Capo Bastone, d'altra parte, la fabbrica. Proprio ai taiwanesi gli hanno fatto tutto. Dove praticamente maestri di editing, ma l'hai fatto tu questo editing? Sì, ma era del 2000, non mi ricordo. A me queste cose fanno un po' ridere, perché sembra appunto la telenovela YouTube Italia, cioè i battibecchi così, quindi a me piacerebbe starne fuori da questa cosa. Però ho fatto un video ipocrita. Cioè, avete visto anche sembri Giaggio. Cosplay di Giaggio. Cioè, per quanto magari tu lo faccia scherzosamente, magari dici ci faccio così la scenetta, acchiappo qualche views, tutto simpatico, no? Dopo invece c'è chi ci crede, perché dicevo, un sacco di gente se l'è presa con Zeb, un sacco di gente se l'è presa con Capo Bastone dicendo ma cosa fai, perché offendi gratuitamente, e lì non mi sento neanche di darmi torto, perché offendi gratuitamente. Sì, erano fatti di coca prima di fare sto video. Ma pesantemente. Quindi Zeb ha postato delle foto. Quanto dura ancora? Quello che ha scusato un po' contro la scheda grafica è quello. Madonna, come abbiamo fatto a parlare così tanto di niente? Non lo so, però adesso non hai detto nulla. Nulla. 6 minuti, abbiamo, 7 minuti. Abbiamo raccontato. Anzi, quasi 8 minuti di nulla. Mezzo video di no, è che noi non vogliamo schierarci. Perché no, all'epoca noi non sapevamo che dovevamo schierarci. All'epoca calcola che avevamo ti rendi conto. 300 iscritti, una cosa del genere. Sì, neanche. Era bellissimo. Stavamo sperimentando vari format. Tra l'altro, quel video lì è schizzato subito. Sì, pazzesco. Poi dopo non abbiamo fatti altri perché abbiamo detto no, non è la nostra. No, esatto. E quindi così. Va bene, ragazzi. Mamma che cringe. È stato un piacere vederci questo video con voi. Grazie per avermi fatto tornare indietro nel tempo. È stato un video bellissimo. Che falsi di merda. No, è vero, è veramente stato veramente un bel video, ammetto. Io ho riso genuinamente. Io pure ho riso genuinamente, ragazzi. Meglio di quelli che facciamo adesso. Come per gli altri, durante la notte l'entrata sarà libera, quindi se siete liberi e volete ripassare per giocare insieme a Monkey, liberi di ritornare dalle 3 in poi. Cioè, vi ringrazio. In linea è sempre questo. Vi ringrazio, Alex, ragazzi. Paolo, se vuoi io vado in live lunedì. Non ci rubare il mecenate. Non ci riuscirai a rubarcelo. Non ci rubare neanche. Ah, perché è vostro? Lui non ha la sua testa, non può decidere lui. No. Ormai è di mia proprietà. Ragazzi, l'ho registrato alla SIAE. Facciamo una cosa. Vai. Donate altre 200 subs per 3 ore in più di live. Oddio.
No, io no. Comprando. Blocchiamo noi... altri video belli. Se lo facciamo, non sarà mai perché 200 sub sono troppo. Sì, 200 mi sembrano assai. Comunque, ragazzi, è stato un piacere. Andiamo in pausa. Ovviamente, se volete ritornare liberissimi dopo, ci aggiorniamo. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao.